Beh, forse mi sentite lo stesso, come si sente là in fondo? Ecco, funziona. Allora, come ogni brava giornalista che si rispetti, ho preparato ovviamente un po' di domande, un po' di curiosità. Siamo molto felici questa sera di averti qui, anche perché Sossano sta diventando un luogo dove incontriamo gli autori, incontriamo la cultura e questa è un'occasione veramente importante, bella e non accade tutti i giorni. E io vorrei che però prima di affrontare il testo, il libro, tutta la conoscenza che ti ha portato fino a questo punto, vorrei che ci raccontassi qualcosa di te. So che sei vicentina anche tu, so che sei nata e che nel sangue e nella pelle hai il sapore di questa terra e so anche che hai vissuto proprio gli anni in cui il fantasy e ovviamente anche la fantascienza sono nati, sono cresciuti negli anni d'oro, sto parlando ovviamente degli anni Ottanta. Sì, in effetti, sono nata a Schio, nell'ormai lontano 1964, non ho nessuna vergogna a dirlo, ma sono cresciuta in Svizzera, vicino a Zurigo. Schio è una cittadina ricca di storia e nel mio libro rendo omaggio nominandola con l'antico nome Skledo, Skledum latinizzato, l'ho un po' modernizzato. Alla fantascienza mi ha introdotta mia madre, quella signora bionda vestita di bianco, che all'età di 13 anni mi ha messo in mano per la prima volta un romanzo di Urania, di cui ancora ricordo il titolo, era L'astronave del mutante, molto suggestiva. Mi ha colpito moltissimo e dal primo momento ho adorato questo genere, mi ha portato a approfondirlo poi con gli autori più famosi, non so, Asimov, Heinlein, Simak, Clarke, proprio gli autori degli anni d'oro della fantascienza. La fantasy l'ho scoperta qualche anno dopo, con il film Il Signore degli Anelli, quello a cartoni animati di Ralph Bakshi, che pochi hanno apprezzato, ma invece per me è stato molto importante perché mi ha appunto fatto scoprire questo autore, che è poi Tolkien. Infatti il film mi ha talmente colpita che per il mio 16° compleanno ho chiesto ai miei genitori di regalarmi questo tomo di quasi 1000 pagine che ho divorato nel giro di pochissimo. E questo è un fatto di per sé incredibile perché la maggior parte degli italiani dicono di aver letto Il Signore degli Anelli, ma non è vero, lo usano attualmente come fermaporta, con un disinteso Tipo considerevole. mattone. Poi in età adulta accade qualcosa e senza dirlo a nessuno, rinchiusi nel silenzio della loro cameretta, si riprende in mano Il Signore degli Anelli e non ci si sente più in colpa per dire delle bugie. Sì, qualcuno lo potrebbe anche fare. Tolkien è stato il primo autore di fantasy che ho conosciuto e chiaramente è stato anche il primo che ha influenzato poi stilisticamente la mia carriera di scrittrice che è cominciata proprio allora. Successivamente poi sono arrivati altri come Terry Brooks col ciclo di Savi Shannara, Howard con il suo Conan, il Barbaro e più tardi Marion Zimmer Bradley con il ciclo di Avalon e quello di Dracover. A dire il vero, io sarei nata come scrittrice di fantascienza, ma mi sono resa conto molto presto che non avevo le competenze tecniche e scientifiche necessarie per scrivere il tipo di fantascienza che mi piace, cioè quello proprio alla Asimov o alla Simak. E quindi mi sono data al fantasy che consente uno spazio di manovra, per così dire, molto maggiore. Tanto per farvi capire meglio, perché magari c'è qualcuno che fantasy e fantascienza non ce l'ha ben chiaro come genere, come divisione. Fantascienza sono quelli che la domenica mattina si trovano negli sporuti paesini della varie zone del Friuli, si mettono le orecchie di plastica e si raddrizzano le sopracciglia stile Spock e si salutano cercando inutilmente di muovere le dita. Non gli riesce, però insomma ci provano. Ecco, abbiamo una riprova che c'è qualcuno che ci riesce. Buona speranza per il futuro. Invece, questa era la fantascienza, invece il fantasy è il genere che è
stato ripreso, è stato proprio vissuto, manifestato dagli anni 80 in poi, con tutte le ricostruzioni di un mondo che varia tra il Medioevo, e poi ovviamente molti di questi appassionati adesso si possono trovare nelle varie manifestazioni pubbliche di Montagnano o di altri paesi che hanno questa tradizione, e dal Medioevo poi hanno ricostruito anche cose estremamente immaginarie, come possono essere creature fantastiche, gnomi, troll, e chi più ne ha più ne metta. Se mi capiterà di digitare immagini e fantasy in Google, ve lo consiglio, perché vi potreste veramente stupire della quantità di persone che da 20 anni a questa parte colgono ogni occasione buona per travestirti e travestirsi e vivere in quel genere. Comunque nessuno, qualcuno non vuole mica se travesta. qualche troll esiste anche in natura. Ne abbiamo la riprova. Comunque, la cosa che più mi ha colpito in quello che hai detto è che questi esempi che vengono dagli anni 80 hanno sempre gli uomini per protagonisti, invece nel tuo libro mi pare che non ci siano tanti uomini, o perlomeno hanno ruoli secondari. O quasi, diciamo, dai, vogliamo escludere co-protagonisti, cioè. Non ci piace di più, in realtà sono secondari, non ce lo vuole dire, però diciamo co-protagonisti, che non si offende. E, come mai? Cioè, quali sono le donne che nella tua ricerca, nei tuoi studi, ti hanno colpito, e cosa ti ha spinto poi a parlare di donne e a renderle delle eroine, ovviamente? E qui rientra in campo mia mamma, perché lei mi ha insegnato che uomini e donne sono pari, va bene, devo dire pari, non uguali, sai che noi se fossimo uguali. Quindi io mi sono sempre comportata in conseguenza a questa mentalità, non ho mai badato se facevo cose ritenute più da maschi che da femmine o viceversa, semplicemente facevo quello che mi piaceva, anche sempre appoggiata dalla famiglia. Da adolescente non mi rendevo conto che in realtà le cose stanno diversamente. Io mi comportavo in un certo modo, ma il mondo è fatto in un altro. Quando me ne sono resa conto, quindi siamo, diciamo, verso i 20 anni, le mie scelte hanno cominciato a diventare più consapevoli. Quindi quando facevo una scelta controcorrente sapevo bene cosa stavo facendo. Comunque me ne sono sempre infischiata, sono andata dritta per la mia strada. Tanto per fare due esempi, adoro cucinare, cosa che viene ritenuta femminile, ma ho fatto molti anni di arti marziali. Detesto cucire, altra cosa femminile, ma per anni ho avuto una bella moto cilindrata 500 da strada. Quindi appunto io sono sempre andata per la mia strada. Le donne sono quindi protagoniste principali del mio libro, diciamo anche per, non vorrei dire un senso di rivalsa perché non è questo che intendo, ma per portare in luce le qualità femminili che sono spesso state messe in ombra proprio perché questa grande preponderanza di protagonisti maschili potrebbe appunto avere messo in secondo piano le donne. Non vorrei dire che gli uomini nel mio libro hanno poca importanza, perché non è vero, io sono in mentalità paritaria, non prevaricatrice, ecco. Beh, vabbè, questo poi alla fine lo capirete leggendo il libro, ovviamente vi farete una vostra opinione. Insomma, abbiamo capito che ci sono queste donne che fanno arti marziali, le donne della tua immaginazione, le donne che tu hai vissuto, la donna che tu sei diventata. Queste donne che vanno in moto, quindi tiriamolo un po' indietro nel tempo e ci sono queste sacerdotesse guerriere che vanno a cavallo. Quindi la moto dell'epoca. Quindi ti rispecchi un po' in queste donne. Sì, sì, sicuramente. E qual è l'aspetto un po' gossip, qual è l'aspetto di queste donne che tu hai descritto che veramente ti assomiglia o ti piacerebbe realizzare nel corso della tua vita? Allora, beh, che mi assomiglia è questo dualismo della guerriera e della guaritrice, cioè da un lato la guerriera che va avanti per la sua strada, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, che non si sente seconda a nessuno,
e dall'altra la guaritrice, quindi la compassione, l'aiuto offerto. Sono entrambi aspetti della mia personalità, non so se soffrirò di dissociazione, non so cosa dirvi, ma e questa è una cosa che si riflette anche nella mia protagonista. Comunque c'è da dire che ognuno di noi, maschi o femmine che siamo, ci sono molti aspetti, non siamo fatti solo in un modo, non siamo monolitici. Ed è importante, secondo me, non nascondere certi tratti a favore degli altri per convenzioni sociali. Viviamo la nostra vita, rispettiamo gli altri, ma pretendiamo anche di essere rispettati. Questo libro ha un bel background storico. Nasce da uno studio sicuramente della storia e poi ovviamente nasce da uno studio che si è fatto, forse si capisce, così sicuro da poter essere anche contraffatto allegramente. E questa contraffazione però mi suscita una domanda, mi viene da chiederti: quando è che ti sei appassionata del mondo storico e in particolare del mondo storico dei Veneti antichi e dei Celti forse anche, però in generale quando è che ti sei appassionata del mondo storico? Io ho amato la storia fin da quando ero bambina, sempre per merito di mia mamma, che a sua volta era una grande appassionata di storia e mi ha un po' trasmesso questa sua passione. Il punto di svolta è stato precisamente nel 1991 con la mostra dei Celti a Venezia, alla quale non sono riuscita ad andare, ma c'è andata mia mamma, riportando un splendido catalogo che naturalmente mi ha prestato e che io ho sfogliato molto attentamente. Sono rimasta letteralmente folgorata da questi Celti, non li conoscevo. I libri di storia vengono nominati a malapena, si parla di Cesare quando è andato nelle Gallie, il livello gallico, Vercingetorige, ma chi erano, cosa facevano, come vestivano, questo è poco noto. Quindi ho cominciato ad approfondire questo discorso e praticamente non ho mai smesso, perché c'è sempre cose nuove che escono. Dai Celti sono in un certo senso abbastanza in modo naturale scivolata nei Veneti, perché dopo tutto la mia terra è il Veneto e i Celti in Veneto c'erano sì, ma il Veneto era dei Veneti. I Celti prevalentemente erano nei dintorni, perlomeno su tre lati, a ovest c'erano i Cenomani, tanto per nominarne uno, a sud i Boi, a est i Carni. I Celti mi sono piaciuti subito, soprattutto per la loro fierezza, per il loro coraggio, per cui erano famosissimi, sono stati forse gli unici a far veramente tremare la grande potenza romana. Pensiamo che hanno fatto la bellezza di 200 anni di guerra prima di essere definitivamente sconfitti da Cesare. E anche qui, secondo me, per una buona dose di pura fortuna. Tanto che uno storico, Tacito, ebbe a dire che divisi furono sconfitti, ma se fossero stati uniti sarebbero stati invincibili. Cioè, se un romano viene a dire questa cosa, vuol dire che veramente avevano rispetto e forse anche un pochino di paura di questi Celti. I Veneti, ho scoperto, non sono lo stesso popolo di Veneti, ben inteso, sono due popoli distinti, ma entrambi discendono dalla grande famiglia degli indoeuropei che a partire dal tardo neolitico sono migrati dalle steppe russe verso l'Europa. Gli antenati più diretti dei Veneti vivevano nelle pianure a sud del Baltico e hanno dato vita a quella che gli archeologi chiamano la cultura dei campi diurne, per la loro abitudine di seppellire le ceneri dei loro morti in queste urne, appunto nei campi. Un'abitudine che è rimasta anche nei Veneti del Veneto, le famosissime situle custodite al Museo Archeologico di Este. Piccolo ma molto fornito e che consiglio a tutti di andare a visitare. Tieni pure perché si sente comunque la mia voce. Tra l'altro
volevo raccomandarvi di non uscire da questa sala senza aver sbirciato questo libro, che è un libro pregiatissimo e molto importante, perché è il libro che racconta la collezione che è conservata al Museo di Este. È un libro molto pregiato perché non si trova più in commercio, e averlo qui questa sera potrebbe essere solo il risultato di un furto a qualche biblioteca o a qualche scuola pubblica. No, sto aspettando ovviamente. Monica è una grande collezionista di libri, gira molto per riuscire a trovare queste chimie. Il libro dei Veneti Antichi è importante perché vi mostra in poche pagine, ma con molte immagini, proprio le cose di cui parlava, queste situle, vi mostra la loro cultura, lo spazio per le donne, lo spazio per gli uomini, i vestiti. Ve lo veramente consiglio e lo lasciamo qui a disposizione perché venga consultato. Chiedo scusa, adesso riprendiamo la nostra intervista. Insomma, stavamo parlando di Celti. Dovete sapere, una piccola chicca così storica, che ne ha ammazzati più la mostra Palazzo Grassi, e oserei dire anche Braveheart, perché sono più o meno coetanei, che probabilmente la guerra precedente. Tantissime persone in tutta Italia, e oserei dire anche poi nel mondo, non soltanto in Italia, però parliamo della realtà che abbiamo vissuto dal 91 in poi, con questa splendida mostra, che peccato che non ci sia qui il libro affiancato a quello ovviamente dei Veneti, però magari in un'altra occasione ve lo consiglio proprio, magari di andare a sbirciare. E quella mostra ha talmente colpito l'immaginario, in termini forse psicologici, degli archetipi profondi che molte persone hanno già dentro di sé, che il movimento italiano legato alla cultura celtica, al suo studio, alle ricerche, alla ricostruzione storica, si può dire davvero che è partito proprio in quegli anni, non dal Veneto dove è stata svolta questa mostra, ma bensì, pensate un po', dalla Val d'Aosta e dal Piemonte. E poi da lì ci sono state tantissime occasioni dove questi gruppi hanno avuto un modo di contaminarsi, conoscersi e fare delle bellissime esperienze. E, in modo particolare cito anche Braveheart, perché è un bellissimo film che racconta una storia che di per sé non ci appartiene e anche di per sé non ha molto a che fare con i Celti storici di un periodo antico di come ci stiamo ovviamente documentando questa sera, però ha in sé uno spirito. Uno spirito molto affascinante che richiama a un'idea forse più pensata che non impulsiva di coraggio, e anche a un'idea di comunità. Io ve la butto lì, spero che abbiate occasione nei prossimi tempi di guardare sia il libro che il film, perché vi spiegherà perché ovviamente anche in qualche modo siamo qui questa sera. Un'altra delle cose che mi pare che sia vince da questo libro è ovviamente quello che riguarda la spiritualità. Perché questi popoli hanno lasciato la loro traccia non solo attraverso queste che sono, se vogliamo, passatemi il termine orribile, scarti della loro esistenza, per cui quello che accade dopo la morte, ma questi popoli hanno lasciato delle tracce, sia i Veneti antichi che anche ovviamente i Celti, nelle tradizioni popolari, nelle feste popolari che nel Medioevo sono state vestite di storie, vite di santi, ma che la pratica di queste feste, una tra tutti, ma ve la dico perché è qui vicinissima, il 17 di gennaio sul Monte della Madonna si svolge, grazie alla famiglia Quagliato, ancora la bellissima festa dedicata a Sant'Antonio Abate. Questo santo fa sì che, non so se vi ricordate, c'è un grande fuoco, ben si benedicono gli animali, vengono fatti dei banchetti all'aperto, immaginate il 17 febbraio, non è proprio periodo da picnic. Eppure ancora ad oggi questa festa è vivissima nella cultura delle persone. Perché? Perché si esce di casa, si accetta la sfida dell'inverno e in qualche maniera si dice che l'inverno è già finito, in concomitanza con una festa, potremmo definire celtica, che è quella di Imolc, ed è una festa che noi ricordiamo nel calendario cristiano con Giamonia, no scusate, con Candelora. Ecco, questo è un esempio, però è uno. E io so che in questo libro di spiritualità in qualche maniera se ne parla. Come connubi quello che è la tua tradizione cristiana, la tua ovviamente cultura popolare, la cultura con cui sei cresciuta, con anche una passione, una ricerca per un'idea spirituale, per un mondo così antico e anche distante da noi?
Sì, beh, come hai giustamente osservato, molte tradizioni cristiane fondano le loro radici proprio nel mondo pagano. Moltissime feste sono state anche giustamente riprese dal cristianesimo perché celebravano la terra, perché celebravano eventi astronomici legati al clima, che erano molto importanti per i contadini, per i pastori e per gli allevatori. La vita era molto legata alla terra e quindi queste cadenze, queste feste servivano a marcare il corso dell'anno. Quindi quando sono arrivati i cristiani hanno giustamente adottato a loro volta questa abitudine perché comunque rimaneva importante che si fosse pagano, che si fosse cristiano, che si fosse musulmani a questo punto, la Terra ancora oggi, con tutta la nostra tecnologia, se non ci fosse, non potremmo vivere. Quindi io non mi sento separata dai nostri antenati che non erano cristiani per il semplice motivo che in fondo siamo ancora noi. Siamo arrivati nel XXI secolo, ma attraverso tutti i secoli precedenti. Devo dire che questa era una domanda trabocchetto, sappiate che non l'avevamo preparata e che ha risposto veramente egregiamente, me ne merito un applauso per questo. Ma l'avevo avvisata che avrei fatto dei trabocchetti durante la nostra chiacchierata, che non sarebbe stato tutto così facile facile in discesa. Bene, abbiamo parlato di Celti, però insomma questo libro parla di Veneti, ma cosa c'entrano i Celti in Veneto? Questa è una domanda di rito. Ci viene da dire, insomma, i Celti, gli scozzesi, gli irlandesi, toh, ancora, forse i bretoni, ma un po' fingono. Ma i Celti, cosa c'entrano con i Veneti? I Celti, come dicevo prima, comunque in Italia c'erano. C'erano in tutto il nord Italia, tranne il Veneto. Anche se cos'è? Ritia non è d'accordo, scusate. Credo che urlo l'intervento. Prima che cada tutto, sì. Vabbè, non parliamo più male dei Veneti, dobbiamo dire assolutamente, parla di più dei Veneti. Veneti avevano la loro terra, che ce l'hanno da almeno 3.000 anni, o qualcuno potrebbe correggermi, più o meno 3.000 anni. Si chiamano Veneti fin da allora e hanno avuto questo pezzo di terra fin da allora. I Celti erano, come dicevo prima, tutt'attorno e hanno naturalmente avuto molti scambi commerciali, economici, anche di matrimonio, qualche volta si faceva l'amore, qualche volta si faceva la guerra, come succede tutt'oggi, insomma, no? E quindi sì, i Veneti in Veneto certamente, però anche i Celti tutto intorno hanno avuto molto a che fare con i Veneti. Ad Este c'è una bellissima costruzione di una tomba che è stata trovata di una donna veneta e di un uomo celta che erano marito e moglie. Io trovo che questi due popoli erano, se non fratelli, perlomeno primi cugini. Oh, un'altra cosa che volevo aggiungere è che agli occhi di greci e di romani, Veneti e Celti erano praticamente indistinguibili per usi e costumi. E li distinguevano soltanto per la lingua, che era diversa. Eh beh, ma allora mi hai già rovinato la domanda successiva, mi ha già Olà! svelato il segreto. No, beh, ma comunque questo è risaputo, hanno molte cose in comune i Celti antichi con i Veneti antichi, e una di queste cose è un senso non esclusivo, quindi non come sia vince, pare sia dei Veneti, ma in realtà neanche per loro, di divinità al femminile. Non è esclusivo anche nei Veneti, però. Dai ritrovamenti, forse anche per le pubblicazioni, sembra che la maggiore divinità dei Veneti sia appunto questa, ma non solo, e che una divinità, un senso di divinità maschile sia meno importante, però in realtà non è così, perché chissà ancora cosa si nasconde nella terra e quanto ancora dobbiamo scoprire. Però insomma, con i Celti, questi Veneti condividono un senso di divino al femminile. Molto vero. E questo ovviamente si trova anche nel tuo racconto. Sì, certamente. Io penso che sia i Veneti che i Celti ritenessero
che è veramente assurdo che un genere voglia prevaricare l'altro, un'idea che condivido in pieno. Ci siamo stati creati maschi e femmine per camminare uno a fianco dell'altra, per collaborare, per sviluppare al meglio le nostre capacità, avendo come contraltare proprio l'altro sesso. Tra l'altro la collaborazione tra maschi e femmine si nota molto forte nel mondo animale, noi che comunque del mondo animale facciamo parte, se a volte vogliamo dimenticarlo, dovremmo ricordarcene che in fondo è la collaborazione il vero segreto del successo di una specie dissessuata. Non ha veramente senso cercare di essere più belli, più forti, più fighi gli uni degli altri. Questa convinzione si riflette molto bene nella mitologia dei Celti e Veneti, dove in particolare i Celti, mi vengono in mente le grandi saghe irlandesi, in cui ci sono sì grandi guerrieri come Cuculin, ma anche delle donne molto importanti, delle regine, piuttosto che delle sacerdotesse. Ricordiamo appunto nominato regine la famosissima Boudicca, che tanto filo da torce le diede ai Romani in Inghilterra. Bene, adesso vi siete divertiti? State prendendo sonno? No. Spero di no. Iniziamo con gli strumenti, i tamburi, no. Bene. Io sono sicura che adesso ci vuole un momentino di pausa, però a noi ci piacciono le pause creative, non le pause da aperitivo. E così adesso i nostri amici veneti, per il tempo che gli serve, verranno qui davanti e ci racconteranno qualcosa sul loro abito, sulla loro ricerca e su ovviamente il lavoro che hanno fatto in questi anni per arrivare a quello che vedete, che vi posso assicurare sembrano cose semplici, ma sembrano in realtà nascono tutte dal lavoro delle mani di persone che magari non facevano gli artigiani del metallo o gli artigiani del tessuto, e quindi sono estremamente importanti. C'è una grande passione che è qui per voi questa sera. Ragazzi? Sì.